Grazie intanto davvero moltissimo per questo invito, per questa opportunità di intervenire su un tema di grandissimo rilievo. Io sono contento e voglio partire ringraziando ovviamente il dottor Lala, il presidente dell'Associazione Culturale di Alexis. Grazie mille per aver organizzato questo incontro, io credo molto utile proprio per le ragioni che venivano spiegate prima, anche del momento, no, in cui ci troviamo rispetto al lavoro del Parlamento europeo, dell'Unione europea, proprio sul tema dell'intelligenza artificiale. Un saluto agli altri relatori che interverranno poi, a partire da Pier Virgilio D'Astoli, gli altri eurodeputati, gli esperti che sono stati citati in precedenza. Come tutti noi sappiamo bene, l'intelligenza artificiale è divenuta negli ultimi anni la principale innovazione su cui si è reso sempre più necessario tenere una alta attenzione. Questa tecnologia, lo dico da legislatore, insomma, questa tecnologia ha infatti progredito con una estrema rapidità fino ad essere oggi già utilizzata da milioni di cittadine, seppure in forme in qualche caso non del tutto consapevoli, no? Anche ridotte in qualche caso rispetto alle vere potenzialità di applicazione. Ma nel prossimo futuro l'espansione dell'intelligenza artificiale sarà di enorme portata e coinvolgerà ogni settore economico e sociale. L'intelligenza artificiale ha ovviamente un ruolo fondamentale nella transizione digitale della società, una transizione ulteriormente accelerata dalle conseguenze della terribile pandemia che ormai più di un anno fa ci ha colpiti. Enormi cambiamenti stanno già avvenendo nel mondo del lavoro, della finanza, della sanità, della sicurezza e dell'agricoltura. L'Unione Europea ha quindi compreso già da qualche anno l'importanza di farsi trovare pronta alle sfide del digitale, in particolare dell'intelligenza artificiale, che è bene ricordare, oltre a evidenti benefici, porta anche potenziali rischi. L'Unione si sta dunque muovendo per definire il primo insieme di norme per gestire l'opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale, concentrandosi in particolare su come rafforzare la fiducia dei cittadini, gestire il potenziale impatto dell'intelligenza artificiale sui singoli, sulla società e sull'economia nel suo complesso, ma fornendo, va detto, allo stesso tempo un ambiente dinamico e stimolante per ricercatori, sviluppatori e imprese, permettendo loro di crescere e prosperare. Pur essendo la Commissione europea a dover inoltrare la proposta legislativa in materia, anche il Parlamento europeo, fin dalla risoluzione sulle norme di diritto civile e la robotica del 2016, è molto impegnato nella costruzione di un quadro europeo per l'intelligenza artificiale. Come verrà detto anche da altri colleghi, l'anno scorso il Parlamento ha poi deciso di istituire la Commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale. L'obiettivo di questa commissione, di cui io faccio parte, è quello di studiare l'impatto e le sfide della progressiva introduzione dell'intelligenza artificiale, individuare obiettivi comuni a livello UE a seguito di questo studio di impatto e proporre raccomandazioni per il lavoro delle altre commissioni legislative che saranno utili a preparare la risposta alle proposte della Commissione europea. Io in particolare sono il relatore per il gruppo dei socialisti e democratici del rapporto finale che sarà il prodotto del lavoro della commissione. Il Parlamento europeo è dunque impegnato intensamente in ogni aspetto coinvolto nell'utilizzo e nella rapida crescita delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. In particolare, lo scorso ottobre abbiamo approvato tre importanti proposte che andranno a integrare il lavoro della Commissione europea. I tre rapporti vertono sugli aspetti etici, fondamentali da stabilire e incorporare by design nello sviluppo di nuovi sistemi di intelligenza artificiale, su quelli di responsabilità civile e su quelli di proprietà intellettuale, anch'essi molto importanti per favorire l'innovazione, dare certezza giuridica agli operatori e soprattutto garantire le necessarie tutele ai cittadini e ai consumatori. Il Parlamento ha dunque ribadito che la normativa in ambito di intelligenza artificiale deve essere incentrata sulla persona. In particolare, occorre stabilire in che modo si possano assicurare sicurezza, trasparenza, presa di responsabilità, ma anche capire come stimolare efficacemente la responsabilità sociale e ambientale, come assicurare il rispetto dei diritti fondamentali anche in un futuro di medio e lungo termine. Come ha ribadito il gruppo dei socialisti e democratici, al centro delle proposte del Parlamento in ambito di intelligenza artificiale ci devono sempre essere i cittadini. Anche il libro bianco della Commissione lo riconosce, il tema della fiducia
della fiducia dei cittadini nello sviluppo e nell'impiego dell'intelligenza artificiale è cruciale. Per creare un sistema in cui cittadini e consumatori si possano davvero fidare dell'intelligenza artificiale, magari anche nel settore pubblico, dove proprio di recente sono stati fatti i primi tentativi di impiego, deve essere garantito il rispetto dei valori dell'Unione Europea, dunque diritti e libertà fondamentali, dei quali la privacy è solo uno, pur importantissimo. Tradotto nella pratica, privacy by design e by default, diritto al consenso, minimizzazione dell'utilizzo al necessario e anonimizzazione dei dati. Altro punto cruciale è quello di stabilire quadri normativi in grado di resistere alla velocità delle innovazioni tecnologiche, con una struttura portante basata sui valori di cui ho appena detto, ma comunque in grado di adattarsi in maniera dinamica alle future generazioni dello sviluppo tecnologico. Il nostro obiettivo principale, a cui lavorano tutte le istituzioni, ma anche le associazioni della società civile, le stesse imprese, è di stabilire un modello europeo per l'intelligenza artificiale che integri i nostri valori e diritti fondamentali. Vi sono naturalmente posizioni diverse riguardo al come raggiungere l'obiettivo, ad esempio con la proposta legislativa che dovrebbe essere presentata il mese prossimo e che dovrebbe fondarsi su un approccio basato sul rischio. Detto molto semplicemente, regolare meno gli utilizzi dell'intelligenza artificiale a basso rischio e dare un quadro di obblighi più stringenti per lo sviluppo e utilizzo di intelligenza artificiale considerata ad alto rischio. Un approccio volto a stimolare l'innovazione delle imprese. Personalmente non credo che un approccio strettamente binario sia sufficiente a tutelare i cittadini da rischi che ancora non conosciamo pienamente, ma penso che sia invece necessario un approccio un po' più graduato, se non proprio un approccio basato sui diritti invece che sui rischi. Non penso che ciò possa bloccare l'innovazione, al massimo limiterebbe le cattive innovazioni, dirigendo invece la ricerca e sviluppo su prodotti e servizi in grado di servire agli obiettivi della società, non di asservirla, se mi permettete il gioco di parole, ma credo significativo per capire cosa è in gioco. Non sono il solo a pensarlo. Poche settimane fa ho promosso l'invio di una lettera alla Presidente von der Leyen, firmata in poche ore da ben 116 eurodeputati, in cui chiediamo ancora una volta alla Commissione di rispettare la promessa di mettere i diritti fondamentali al primo posto nella futura proposta legislativa sull'intelligenza artificiale. Un altro interessante spunto di riflessione sull'intelligenza artificiale riguarda i diritti di proprietà intellettuale. Il Parlamento europeo ha infatti sottolineato l'importanza di normare in maniera intelligente ed efficace il rilascio di licenze e nuovi processi creativi. Tra le questioni ancora aperte c'è quella di riuscire a stabilire a chi appartenga la proprietà intellettuale di un qualcosa sviluppato in parte o addirittura completamente dall'intelligenza artificiale. Capite la complessità del tema. Molto recentemente, a fine gennaio, il Parlamento ha fatto delle importanti proposte inerenti alle linee guida per l'uso dell'intelligenza artificiale in campo militare e civile. Il nostro punto fermo qui è stato che specialmente in settori delicati come quello militare e poi parlando all'ambito civile, della giustizia, della salute pubblica, l'intelligenza artificiale non dovrà mai andare a sostituire o sollevare completamente gli esseri umani dalle proprie responsabilità. In generale, ma a maggior ragione in questi ambiti, crediamo che debba permanere il bisogno di una supervisione umana. In alcuni casi crediamo sia necessario vietare espressamente alcuni utilizzi dell'intelligenza artificiale. Ad esempio, il Parlamento ha proposto già negli scorsi anni, ribadito il bando, la messa al bando dei cosiddetti robot assassini, ovvero di quei sistemi militari in grado di compiere azioni letali utilizzando un sistema d'arma anche completamente autonomo. Come evidenziato dagli organizzatori di questo incontro, anche a livello nazionale il lavoro da fare nei prossimi mesi e anni sarà moltissimo. Il pacchetto Next Generation EU, un enorme successo e simbolo di reale solidarietà e unità europea, offre all'Italia una possibilità irripetibile, che non può assolutamente essere persa, anche in ambito di intelligenza artificiale, dato che la transizione digitale insieme a quella ecologica sono al centro dell'intero piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel piano, tuttora in fase di definizione, si fa infatti esplicito riferimento all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in numerosi ambiti, come quello della logistica, dei trasporti, della scuola 4.0, della ricerca medica e biologica. In tal senso è stata proposta la creazione in tutto il territorio italiano di veri e propri ecosistemi di innovazione, campioni territoriali di ricerca e sviluppo, e quindi possiamo dire che in questo quadro l'intelligenza artificiale fa parte di quelle key enabling technologies, ovvero tecnologie chiave il cui sviluppo è e sarà fondamentale non solo per la ripresa economica del paese post pandemia, ma anche per il nostro futuro di lungo termine, un futuro della intera società. Ritengo che in questo contesto la creazione di veri e propri centri di eccellenza sul territorio sia di fondamentale importanza. Ecco perché sfruttare le ben note eccellenze industriali e tecnologiche, per esempio del territorio piemontese, della città di Torino, realizzare lì il Centro Nazionale per l'Intelligenza Artificiale, un'ottima idea
per cominciare a rendere il nostro paese maggiormente un leader dell'innovazione in questo settore. Voglio poi ricordare che proprio su indicazione dell'Unione Europea almeno il 20% del totale delle risorse messe a disposizione per l'Italia dovrà obbligatoriamente essere investita nell'aspetto digitale dell'innovazione. Si tratta di un chiaro riconoscimento da parte dell'Unione dell'importanza fondamentale che sempre di più avrà il digitale nell'indice di sviluppo e benessere dei paesi. Purtroppo dobbiamo ammettere che fino ad oggi l'Italia, con l'eccezione di alcune eccellenze locali, non sempre ha spiccato quanto a capacità di sfruttare il proprio potenziale capitale nel settore dell'innovazione tecnologica. Infatti l'Europa ci classifica come paese innovatore moderato, al di sotto della media UE. Dobbiamo quindi ribaltare le carte e rendere l'Italia tutta, non solo alcune parti, ma tutta l'Italia un vero e proprio leader dell'innovazione. Per fare ciò dovranno aumentare notevolmente gli investimenti in ricerca e sviluppo, sia pubblici che privati. Dovremo anche competere seriamente sulla frontiera tecnologica, in particolare nel trasferimento tecnologico e nelle catene strategiche del valore europeo, con il cruciale coinvolgimento delle piccole e medie imprese sparse sul territorio nazionale. Senza dimenticare il potenziale offerto da una internazionalizzazione intelligente. Cito da ultimo, e mi avvio a concludere, anche il lavoro fatto sul tema della cultura. È stata votata dal Parlamento europeo un'iniziativa sull'uso dell'intelligenza artificiale nella cultura, nell'educazione e nel settore audiovisivo. Un testo a cui ho lavorato anche io per il parere della Commissione Mercato Interno, in cui ho sottolineato la necessità di salvaguardie speciali per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle scuole, in particolare per i dati particolarmente sensibili e temi che sono da sollevare, da considerare, come l'impatto dell'intelligenza artificiale nelle industrie creative, per le questioni di proprietà intellettuale a cui accennavo prima e per altro. Anche la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni è al lavoro per regolare l'uso dell'intelligenza artificiale nel diritto penale. Quindi vedete quanto tutti gli ambiti del lavoro del Parlamento europeo sono toccati. E allora io voglio concludere ancora ricollegandomi a questo lavoro europeo con l'impatto per il nostro paese. I nostri territori saranno beneficiari della solidarietà europea tramite il Next Generation EU e quindi penso che dobbiamo continuare su questa strada. Noi abbiamo dato un contributo come eurodeputati, anche della mia famiglia politica, al lavoro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, già col governo precedente. Ora continueremo a farlo, lo stiamo facendo insieme alla compagine governativa attuale, il governo Draghi, anche con l'apporto e il supporto del lavoro del commissario Gentiloni, commissario italiano all'economia, agli affari economici e quindi alla fine anche alle questioni che riguardano il nuovo modello economico. È chiaro che l'intelligenza artificiale ne sarà un pilastro. Grazie ancora all'associazione di Alexis e a tutti coloro che lavorano ai Cantieri d'Europa, un bellissimo progetto che sono sicuro offrirà un contributo fondamentale per il dibattito sull'intelligenza artificiale, un ambito in cui l'Italia deve farsi trovare pronta con l'obiettivo di rendere l'Unione Europea intera un leader globale, in grado di competere davvero con Cina, Stati Uniti, ma con i nostri valori europei. Mi scuso se non potrò rimanere all'intero incontro per ragioni di impegni istituzionali e politici, ma ci tenevo a portare un contributo, spero utile, e certamente rimarremo in contatto, continueremo a lavorare insieme. Grazie.